Da prima il fuoribordo era la motorizzazione del diportista di primo pelo. Assicurava economia di gestione, agevolava il governo dell'imbarcazione e anche ai neofiti della nautica. Era facile e poco oneroso rimotorizzare la barca. Oggigiorno il fuoribordo ha pervaso ogni categoria dimensionale di barche da pesca, arrivando a spingere fino a 65 piedi di scafo, in serie si intende. Tralasciando queste eccezioni che non interessano direttamente la nostra idea di barca da pesca utilizzabile in autonomia e con una certa praticità, e restando con i piedi per terra, un fisherman di dimensioni medio-piccole è preferibile che sia motorizzato fuori bordo rispetto ad altri tipi di propulsione, soprattutto da parte di chi pratichi generalmente un numero contenuto di ore annue. Di certo è raro che chi fa charter di pesca per professione scelga una barca fuori bordo. La motorizzazione fuori bordo è adatta alle lunghe soste tra un utilizzo e l'altro, agli stop and go, al raggiungimento rapido dell'hotspot di pesca, ma si presta meno ad un utilizzo intensivo. Il fuoribordo risente particolarmente della distribuzione dei carichi a bordo, dei sovraccarichi e delle condizioni marine avverse quando la carena è sporca. Parte di questo handicap è imputabile alla coppia propulsiva dei motori quattro tempi a iniezione elettronica, che fa il paio con eliche generalmente piccole rispetto a dentrobordo turbodiesel di pari potenza. La ragione per cui barche fornite con entrambe le tipologie propulsive vedranno installati molti più cavalli per la versione fuoribordo, non perché il fuoribordo dissipi parte della potenza nominale, ma proprio perché, per muovere lo stesso scafo, è necessario spostare l'asticella dei fuoribordo su potenze molto elevate, che garantiscono livelli di coppia sufficienti a muoverlo con disinvoltura.